diciamo così, di un cittadino. Lei ha un'attività commerciale, vorrebbe realizzare un progetto a cui crede molto. Di che cosa si tratta? Allora, si tratta di un distributore di acqua ionizzata alcalina che la vorrei dare questa possibilità di usufruirne ai cittadini, chiunque ne volesse fare uso, e quindi non avendo la possibilità di usufruire dell'acqua del mio pozzo perché è troppo inquinata, e sono andato ad Aset a sentire se mi potevano dare dell'acqua dell'acquedotto. In prima ipotesi mi hanno detto che non avevo una concessione edilizia, quindi non potevo essere allacciato. Poi ho avuto l'occasione, tramite un mio cliente, di conoscere un consigliere comunale, Gianluca Ileri appunto, che il mio cliente mi ha detto è molto sensibile su queste cose, e quindi mi ha aiutato anche a percorrere e fare altri passi, ad avere anche altre conoscenze. Infatti il regolamento sì parla di concessione edilizia, ma parla anche di concessione edilizia o titolo equipollente. Titolo equipollente che secondo me e secondo altri, avendo una serra, un'attività commerciale, io possiedo, ma sia a livello di ATO che a livello di ASPES mi hanno continuamente negato la possibilità di allacciare all'acquedotto. Acqua che non volevo sicuramente gratis dal comune, quindi dall'ASET, ma avrei pagato regolarmente come tutti i cittadini di Fano. Ascolti, lei a tutt'oggi non ha avuto alcuna risposta da ASET, da nessuno? Infatti quello che mi dispiace molto è che non si sono neanche degnati di darmi una risposta scritta, solo verbale. Non ti possiamo allacciare. Però una risposta scritta sulle motivazioni reali per cui non mi allacciano, ancora io non ce l'ho. Ma com'è nata questa idea e soprattutto perché vuole regalare l'acqua? Allora, l'idea è nata perché, appunto, come dicevo prima, io ne ho usufruito per diverso tempo e ho avuto dei miglioramenti a livello fisico. Dalla pulizia dei reni non ho più la ranella, ho quasi eliminato i problemi a livello urinario che avevo ed altre piccole cose molto importanti, tra cui per esempio non ho più l'acidità di stomaco, Gaviscon, non so chi lo conosce, non lo uso più, mi dispiace per il farmacista ma non lo compro più. E il perché? Il perché è semplice o è difficile, non lo so, decidetelo voi. Allora, vi rispondo con una domanda, anche se non si risponde di solito con le domande. Perché un cittadino regala l'ambulanza alla Croce Rossa e io regalo l'acqua ai cittadini? La concessione edilizia, perché la legge... Gianluca Ileri, lei ha approfondito questa tematica, è andato a verificare anche la legge ATO, che cosa dice? Sì, la legge in questione prescrive alcuni adempimenti tecnici e alcune caratteristiche di idoneità urbanistica. Mi ha molto incuriosito il motivo per il quale ASET non abbia dato corso alla richiesta di allaccio di questo cittadino che vuole regalare l'acqua a tutti i cittadini di Fano, e sono andato a verificare le carte. Questa corrispondenza urbanistica c'è, è nella Bosetti Gatti, che è la legge nazionale a cui dobbiamo fare riferimento in termini urbanistici, quindi ci sarebbero tutti i presupposti per poterlo allacciare. È singolare il motivo per cui ASET non dia corso nemmeno una risposta alla richiesta di allaccio, perché credo che sia un'iniziativa a cui l'amministrazione comunale dovrebbe dar corso, verificare il motivo per il quale un cittadino non sia libero di regalare dell'acqua purificata a chiunque ne abbia bisogno.